Ciao Fulmini, oggi sono di nuovo qui con Anna, dato che avete detto che è stata molto brava durante lo scorso video a parlare davanti alla telecamera, anche perché è stata la sua prima volta. E oggi parleremo di ciclo e di come una persona trans, una persona cis l'hanno vissuta. Ciao a tutti, sono Anna e innanzitutto volevo ringraziarvi di cuore per tutti i complimenti che mi avete fatto, non me lo aspettavo minimamente e grazie, grazie. Quindi, come e quando hai vissuto l'esperienza del ciclo? Allora, a me il ciclo la prima volta è venuto quando avevo 9 anni e prima che mi venisse, una settimana prima, mia madre me ne ha parlato, per pura fortuna, e dicendomi che comunque è un periodo della mia vita, provo comunque questo sviluppo in cui mi uscirà appunto del sangue, che non è qualcosa di preoccupante, anche perché è naturale, è normalissimo, che quindi non devo pensare che sto per morire. E la cosa mi è stata molto utile perché mentre stavo a scuola ero in cortile e correndo mi sentivo bagnata e quindi sono andata in bagno e appena abbassato i pantaloni ho visto questa pozza di sangue però subito mi sono resa conto che comunque non era qualcosa di grave, bensì mi sono ricordata delle parole di mia madre in cui mi aveva detto che sarei diventata signorina. Quindi è stata una cosa positiva. All'inizio è stata positiva perché comunque mi sentivo grande, sai come sono i bambini piccoli, sì, mi sento più grande, matura, yeah! E invece no, con il tempo è diventata un'esperienza orribile, traumatizzante, che lo è tuttora. Cioè, no, è una cosa ingiusta, veramente. Per quanto riguarda me, penso che sia successo più o meno a 12 anni. Mia madre me ne aveva accennato, però non sono mai stato a sentirla perché non era qualcosa che mi interessava, sinceramente. Mi è successo una notte, quindi penso la notte, mi sono svegliato la mattina, ho visto sta cosa, mia madre mi ha dato in mano degli assorbenti e ha detto devi usare questi, ah e se vuoi fare sesso ti do la pillola. Io questa pillola cosa? Mal di testa. E quindi mi ha sempre parlato di questa pillola, non sapevo che diamine fosse, Del giorno dopo. non sapevo neanche che esistesse la pillola il giorno dopo, pillola concezionale, non sapevo neanche di preservativo, non sapevo un cavolo. Quindi non mi sono mai posto il problema, vabbè. Almeno tu stavi a casa e stavo a scuola. Vabbè. E per me è stato abbastanza scocciante, non era qualcosa che avrei voluto avere e comunque a me faceva molto male averlo e praticamente se mi alzavo dal letto mi ritrovavo il sangue dentro ai calzini, quindi era anche Ma era un male fisico oppure psicologico tutte nella e due, sua fisico, vita? cioè mi ammazzavo Oddio, di tachipirina, oddio. quindi comunque Il male era fisico. una cosa Un oscena. calcio nelle palle. E quindi, a parte questo, niente, mia madre sì, sei signorina, mi ha comprato Pokémon Mystery Dungeon, squadra blu, e quella è stata una cosa positiva. Quella è stata l'unica cosa positiva di tutta questa cosa. E a parte, vabbè, il testosterone che me l'ha fatto fermare, quindi quello è stato ancora meglio. Togli il tuo testosterone, ti prego. Anche questo di cambiare voce non mi interessa, non voglio il ciclo, non lo voglio. Tu hai detto che più o meno odi di averlo. Però pensi che ci siano altre persone a cui possa far piacere? Perché comunque mia madre mi diceva a me piace perché mi fa sentire donna e quindi bla bla bla. Sono le solite cose che comunque si dicono. Beh, potrebbe far piacere dal punto di vista che, a parte che ti fa sentire donna, ma anche per il fatto che magari, sì, ho il ciclo, quindi posso avere figli, quindi i figli sono una gioia, che bello. Però, non è tanto il fatto di avere il ciclo quanto il come ce l'hai, perché ti prendono i crampi. Ti fa male qualunque cosa, dalle ossa, cioè dalle punte delle dita a tutti gli organi A me dava interni. sul cazzo il fatto che dovessi organizzarmi, tipo dovessi andare in gita con la scuola, dovessi mettermi al contrario per sperare che Sì, non capitasse quel giorno, perché esatto. altrimenti sarebbe stata una vacanza, sarebbe stata Una un danno. programmazione, tipo. E poi, cioè, di solito il ciclo non è regolare, almeno le prime volte non è mai regolare, quindi non te lo aspetti. Mentre che quando hai 20 anni il ciclo inizia a regolarizzarsi, hai anche comunque la possibilità di organizzarti meglio, che magari avrai un giorno di ritardo oppure un giorno prima, ma comunque sei sempre in quella fascia di tempo. A meno che non hai problemi Sì, vari, anche. tipo. Volevo chiederti, come mai è così traumatizzante avere il ciclo per gli F2M? Come avevo detto prima, mia madre diceva che la faceva sentire donna, quindi c'è questa cosa attaccata al ciclo che è soltanto per le donne, quando invece ce l'hanno anche i ragazzi F2M. E praticamente hai questa cosa che hanno solo le donne, però tu ti senti uomo e dici perché diamine devo avere questa cosa. Inoltre ci sta anche tutto il fastidio del dover comunque
badare a quell'aria che magari ti può creare disforia e quindi non vuoi neanche starci lì appresso. Ad esempio c'è Roberto che vuole che gli bagni delle coppette mestruali e ci stanno praticamente gli F2M non useranno mai la coppetta mestruale a meno che non abbiano il problema con i genitali, perché quello va inserito dentro come i tamponi. Per me erano meglio gli assorbenti, quelli con le ali, e comunque utilizzavo soltanto quelli notte perché, come ho detto prima, ero praticamente il mar rosso e dà fastidio questo in pratica, il essere associati a qualcosa di femminile che viene solo alle donne e quindi è una condanna dover comunque stare lì a badare una cosa che ti fa sentire meno uomo in un certo senso. Poi ovviamente dipende da persona a persona, ci sono persone che a cui non interessa questa cosa, stanno bene così, pensano che magari è soltanto qualcosa che prima o poi passerà anche col testosterone. Ci stanno ragazzi F2M americani che lo chiamano menstruation invece che menstruation, proprio per dare un senso più d'appartenenza a questa esperienza. Ah, e dato che penso che molte persone faranno questa domanda abbastanza stupida, no, le M2F non possono avere il ciclo neanche con una vaginoplastica, perché una volta che tu ti operi non è che ottieni le gonadi e tutto il resto del sesso opposto a quello di nascita, quindi un F2M non può produrre sperma e un M2F non può avere figli e non può avere il ciclo. In questo caso non ti sentiresti meno maschio o meno femmina? No, perché, vabbè, dipende dalla persona ovviamente, però per me nello specifico no, perché comunque esistono le persone sterili, loro non è che si sentono meno uomini o meno donne, hanno questa cosa, più o meno l'accettano, se non l'accettano possono avere figli in altri modi. E per concludere volevamo dirvi che faremo anche un altro video con un'altra nostra amica, anche amica di Roberto, dove parleremo della coppetta mestruale, per comunque far sapere di questa cosa, perché ci sono tante ragazze che non sanno neanche che esiste, perché non si trova molto frequentemente in giro, penso si debba prendere online, quindi parleremo anche di questa cosa. E per questo video è tutto, noi vi salutiamo qui, se vi è piaciuto il video mettete mi piace, commentate, iscrivetevi, seguitemi su social e ci vediamo la prossima volta. Ciao! Ciao! Sono alcune persone che, se non riescono a capirlo così subito, pensano che li stiamo fregando in un qualche modo.